finalmente si torna a vincere in casa Borrachos. Guarda caso quando torna Mariolo. Guarda caso. Ho partito determinato da Mariolo. È solamente una coincidenza, niente di che. E che voi non siete Mariolo dipendente. No, sono chi è? Chi? Niente, ho sbagliato io. Che ha fatto una brutta figura incredibile. Oh, a fine partita il portiere fuori, porta vuota, l'ha buttata sul calcio d'angolo. Mario, ma che figura è fatta? Ma lo sai perché? Perché doveva andare a vedere Breaking Dawn con la sua ragazza. Ah. Prima partita. E pensava a Edward, Manuel. La prossima? Di già, parliamo della partita prima. Parliamo della partita. No, perché ma io me la dovevo preparare prima, cioè. Quindi ecco, vai. Cambiatelo, ora. È vecchio, la non serve più. Manuel. Parliamo della partita prima, dai, com'è finita? Com'è andata? C'erano 10 giocatori, una palla. Posso descriverla io la partita? Stancante, una partita proprio giambola determinante. Sì, giambola. La prima che vincete con i completini nuovi. Sì. Ma ti piacciono? Belli, sì, anche poi con le felpe originali, cioè cosa diciamo inusuale però. Grazie. Abbiamo giocato bene, potevamo fare molti più gol. Addirittura. Sì. Però c'è stato un momento che avete sofferto perché gli avversari avevano rimontato. Cosa? Gli avversari avevano rimontato. Sì, ma Manuel, grazie alla tifoseria poi abbiamo vinto. Cioè una tifoseria. E io che passavo davanti la tifoseria. Vogliamo anche parlare, Mario. Lo sei fatto anche ammonire. Ah, zitto. Tra l'altro al secondo minuto, tra l'altro. Senza motivo. Cioè io camminavo, è arrivato l'arbitro, fa tu hai faccia da giallo. Bello. Vabbè. Prossimo turno, ora sì che ti posso rispondere, avete i comms. Che stanno giocando adesso? Che stanno battendo i Galacticos 2-1. No. Perdo. Manuel, che informazione? Hanno detto che i comms vinceva. No, vinceva. Aspetta Manuel, c'è Davide da dire una cosa sui comms. Aspetta che dato visto che la posizione sono... l'altra volta che posizione sono? Playout. Un po' sotto di noi. 3 punti. No, vabbè, punti, io non so se devo. Sì, quali 3 punti? Ma dato che in questo torneo si possono fare più di 3 punti, saranno 4 punti. Ragazzi, io con questa battuta di Mariolo vi lascio. Vai a preparare. In bocca al lupo. Ciao ragazzi. Senti Mariolo. Ciao. Dal casco siamo passati al cappello da cuoco per Marino. E allora, patatina. Allora, intanto, Atletico Patate. Mentre facevi l'intervista con gli Spartans, non so cosa hai visto, che appositi ho chiamato, non so se mi sentite. Io ho visto tutto. Io ormai da ieri sera. Ormai da ieri sera conosco benissimo. La telecamera non ha ripreso. E lo so, ma. La telecamera andava ripresa ieri ai Candelai, ma comunque, ti ricordi, Jeff? Anche a Lulu Pub. A Lulu Pub. Sono quelle 4. Con la maglietta rossa. Una grande serata ieri, da tutti, è tutto bello. Se la c'è l'Evole, volendo possiamo anche ripetere. È così, ma ne ha aspettato. Noi tutti a lei, c'è Marino, grande. Guarda, in tanti ci presenteremo. Niente, comunque, partita, parliamo della partita. No, non c'è voglia parlare della partita. Parliamo di ieri. Parliamo di ieri. È stato grazioso. La musica era bella. Sì, la musica era bella. Ragazze straniere pure, cioè. C'era quella là con le calze con le tagliate. Sì, che il fidanzato non faceva niente. C'era quella con le gambe. Quella con le scarpe rosse pure. Ragazzi. E vabbè, mi sa che della partita ne parlano poco e niente. La partita abbiamo giocato, abbiamo perso. Vabbè, ecco. Marino, però mi sembrava comunque, no, a parte gli scherzi, la partita sembrava che stesse andando poi bene fino a un certo punto per voi. Insomma, diciamo che dal 2-0 poi abbiamo rimontato, siamo arrivati fino al 3-3. Poi abbiamo preso un gol assurdo. Perché Gebbia gli piace fare fair play. Quindi. Ma qual era il 3-3-4-3? Ah no, il 3-3 di Gebbia è stato. Il 3-2 è stato incredibile per loro. Mentre Gebbia. Però compa guarda. Sì, ma ti ascolto, ho le orecchie per ascoltare. Capito niente, Gebbia è andato a fare fair play. E loro molto graziosamente hanno battuto. Quindi noi eravamo 20 in 4 in campo. E dal 4 stavano tutti diciamo defilati che stavano stati. E anche tutti guardando a lui, la cazzina che diceva. C'era attorno. Motivo che si andava e hanno fatto il gol. Poi 4-3 dopo un grande 3-3 Maringhini. Maringhini sempre super. Sì, anche a me comunque, perché ho sbagliato io il tiro. Lui vabbè, ma lui arriva nel momento. Questa è stata la mia grande partita comunque, perché ho fatto il doppietto, potevo fare la tripletta. È modesto.
Comunque, poi Marino si è preso un gol. Cioè, la palla gli è passata accanto. Ma dai, mi ha lasciato lo stare, dai. Lo chef è finito. Solo un momento, no, per adesso. Lo chef è l'Interscura. Sì, questa. La premiazione forse è Panino. La premiazione Panini è una di Panini. Serissimo, bellissimo, non sto scherzando. Sta prendendo lo stipendio. Ci fa. Vabbè, prossimo turno avete gli Stocks. Non abbiamo Marino, non abbiamo Zabio perché è squalificato, quindi speriamo nell'articolo 11. Però torna Trapani. Torna Trapani. Oggi c'era un Trapani, ben Alessandro. Sì, lo stesso. Poi torna Vilecce. Ciao. C'è Nicolosi pure, ha già fatto una partita. Quello importante è che non viene mio fratello, che porta un tasso incredibile. Sì, quel ragazzo là con il giubbotto di pelle. Ragazzo là con il giubbotto di pelle, che è il fratello di Marino. Anche lui è un futuro al me. E niente, dai, salutiamo. Vabbè, ricordiamo stasera. Ah, ricordiamo stasera il level, che evento gratis. Anche se poi la vedo in un'altra. Lista Interschool, Pietro D'Arte, Gianni Cosentini. Allora, possiamo dire ogni venerdì venite al level. Sì, c'è una pubblicità. Ieri sono stati cattuti, quindi che cosa dite ogni venerdì? Ogni venerdì abbiamo... È stato un evento così. È stato un molto free. Quindi il venerdì è tipo... Facciamo questo invito voi a Tetico Patetico, magari vi ascoltano. Allora, niente, apprende venerdì sera tutti a level, l'ingresso 5 euro con consumazione. Grande serata, grande DJ, grande lista? Organizzazione, lista Interschool, Forza Atomica, Marino col cappello, Gianni Accardi un dio, grande fallo su Marrella, favoloso. Ma che qua non si vede manco a fare un falletto, che appena comunque è Peppe Giorni che buttava a giocare alla partita, per questo si faceva sapperare. Ma non la gira mai questa ragazza. Professionale. Lo faccio proprio per voi. No, stasera, si rifà stasera, ma va bene, ok. Ragazzi, vi saluto, alla prossima, grazie, ciao ciao.